Onda Web Radio è sponsorizzata da Melgraf Centro Stampa, Pizzeria Bella Figliola, Il Massimo della Pizza, Fricandò Caffetteria, Demetra Life, Navidad Eventi, Paintball No Limits, Ripariamo, Multicenter School, Neverland Animazione. Grazie a chi ogni giorno crede nel nostro progetto. Buongiorno a tutti. Tema abbastanza spinoso quello che oggi andiamo ad affrontare ad Imagine, il mondo che vorrei, per Onda Web Radio. Sono le 8:59, quindi un minuto prima del previsto per quanto riguarda la nostra diretta settimanale. Siamo in onda sui nostri canali social e prossimamente anche sulla stessa piattaforma radio. Dicevo di un tema molto molto spinoso, quello di religione e sessualità in tutte le sfaccettature, comprese quelle che vedono come protagonisti proprio i rappresentanti religiosi in contesti di sesso. Già, il sesso, un argomento ancora oggi considerato tabù per la religione cattolica, ma non solo. E oggi ho il piacere di avere come ospite di questa puntata un amico, oltre che un bravo giornalista campano, Nio Antonio Puzzi, che saluto. Buongiorno Antonio. Buongiorno a te Fabio e buongiorno a chi ci sta ascoltando. Appunto, buongiorno a tutti. Allora, come dicevo, il tema è quello della religione e la sessualità e i punti che andremo ad approfondire saranno quelli di religione, sesso e tabù, chiesa e scandali di sesso eppure pedofilia, preti e rappresentanti di Dio, perché non possono avere una vita sessuale. In ultimo, un punto di domanda che poi è anche un'osservazione. Ma davvero Dio ci osserva sotto le lenzuola? Beh, con questo punto di domanda vorrei iniziare proprio la puntata, a questo punto, se permetti Antonio, e lanceremo quella che è la nostra sigla. Ok? A tra poco. A tra poco. Thank you.
John Lennon, seduto in un angolo in centro al mattino, al collo una sciarpa e in testa un cappello, perché in fondo tutti l'avevano previsto, che ormai arriva il freddo. Ho visto John Lennon, suonava le cover di Dylan da giovane, con una sei corde e il suo tamburello, perché il folk si sa non ti chiede di correre se non hai più tempo. Faceva un po' strano sul lacciottolato, cantava per tutti ma più per se stesso, e purtroppo molti lo dan per scontato, ma il bello anche questo. Ho visto John Lennon, deve essere tornato per fare un saluto, e forse sperava in un mondo diverso, un mondo che più non avesse bisogno di cantare ancora. Imagine, fallo per me. Ed eccoci qui, siamo di nuovo in diretta, Onda Web Radio, Imagine, il mondo che vorrei. Allora Antonio, io ho cercato di fare, diciamo, questa puntata perché il tema, ecco, come dicevo anche prima, è abbastanza scottante, perché in qualunque modo si cerca di rigirare un po' la frittata, il tema sessualità rappresenta ancora oggi un tabù per le religioni. E vorrei partire più che altro da un dato di fatto. La sessualità è parte integrante dell'essere umano. Chi ci ha dato vita, in un certo qual senso, ha dotato l'uomo di istinti. E colgo appunto l'occasione per citare una frase proprio detta dallo stesso Papa Francesco poco tempo fa. Leggo le sue parole. La sessualità, il sesso, è un dono di Dio. Niente tabù, è un dono di Dio, un dono che il Signore ci dà. Ha due scopi: amarsi e generare la vita. Io non so perché, per carità, però rileggendo un po' questa frase, io di solito, e mi trovo spesso e volentieri a parlarne con degli amici, innesco una vera e propria bomba, mi chiamano polemico su certe cose, perché c'è un qualcosa che non riesco ancora a capire. Io non intendo giudicare, cerco di osservare. Mi chiamano petulante, ma non posso non pensare a quel tanto di grettezza che la Chiesa conserva ancora oggi. E in poche parole, e ora chiedo anche a te Antonio, perché? Ma perché secondo la Chiesa la sessualità è vincolata al solo ed esclusivo compito di generare la vita?
Quindi, domanda da un milione di dollari, se sono single e non desidero dei figli, non posso vivere la mia vita sessuale? Prego. Beh, diciamo che tu hai citato Papa Francesco, che è un rivoluzionario, chiaramente, no? Però non tutto va in quella direzione. Io provo a darti una risposta partendo da quelli che sono i miei studi in antropologia, chiaramente, perché non sono un teologo, quindi diciamo, faccio l'antropologo. Allora, ti dico, in realtà, vedi, nella Bibbia sono varie le occasioni nelle quali si parla di sessualità, e si parla di sessualità finalizzata alla riproduzione. La religione cattolica nasce come una branca, qualcuno potrebbe dire un'eresia, no? Perché è un'evoluzione dell'ebraismo, e dunque ne eredita sia i testi sacri sia i fondamenti. Nell'ebraismo il tema della riproduzione lo troviamo trattato a più riprese. Pensa che nella Genesi, subito dopo che hanno mangiato il frutto dall'albero proibito, sia Adamo sia Eva, si legge di Dio che dice alla donna: moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai i figli, verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà. In pratica si tratta chiaramente, no, di un mito eziologico, cioè un mito che tende a spiegare le origini di che cosa? Dei dolori mestruali e di quelli connessi al parto. Dio però, attenzione, nel contempo dice che moltiplicherà le gravidanze, quindi non si scaglia contro il rapporto uomo-donna, ma si scaglia contro un rapporto non finalizzato alla crescita della famiglia. Questo perché al tempo in cui la Bibbia viene scritta, le alleanze sono fondamentali. E avere una famiglia numerosa significa poter contare sull'aiuto dei figli e di coloro con i quali i figli si sarebbero potuti unire, e quindi che avrebbero potuto stare con loro in caso di guerra, in caso di combattimenti. Poco più avanti, sempre nella Genesi, c'è la storia di Onan, di cui si legge, te lo leggo testualmente: Giuda prese per Er, suo primogenito, una moglie che si chiamava Tamar, ma Er, primogenito di Giuda, era perverso agli occhi del Signore, e il Signore lo fece morire. Quindi già un Dio che punisce, no? Allora Giuda disse a Onan: va dalla moglie di tuo fratello, prenditela in moglie come cognato e suscita una discendenza a tuo fratello. Onan, sapendo che quei discendenti non sarebbero stati suoi, quando si accostava alla moglie di suo fratello, faceva in modo di impedire il concepimento, per non dare discendenti al fratello. Ciò che gli faceva dispiacque al Signore, il quale fece morire anche lui. In che modo? Faceva in modo di non avere il concepimento. Ovviamente masturbandosi, cioè arrivando dalla moglie del fratello con una carica spermatica molto bassa. In questo caso, chiaramente, la masturbazione viene punita non con la cecità, come ci dicevano da bambini, no? E te potremmo essere dei testimoni, probabilmente, ma sarebbe punita addirittura con la morte. Perché in realtà il motivo è sempre lo stesso. Perché non è un andare contro la masturbazione, ma contro quella masturbazione che ci allontana dalla riproduzione. Anche gli ebrei sapevano infatti che gli uomini avevano bisogno di un periodo di, tra virgolette, riposo dopo un orgasmo, e pur non esistendo Pornhub all'epoca, diciamo che i motivi per masturbarsi avrebbero potuto essere diversi. Un'ultima riflessione va fatta su San Paolo, che viene definito da Ogmandino, un grande scrittore, il più grande venditore del mondo. Cioè San Paolo è colui che ha venduto il cattolicesimo ai quattro angoli del mondo. Lo ha fatto dopo la sua conversione. Ora, tante sono le idee su San Paolo. C'è chi dice che fosse misogino, chi fosse omosessuale, chi che semplicemente era un libertino che poi si era convertito. Altri ancora pensano che litigasse costantemente con la moglie. E quindi questo perché? Perché in realtà gli inni presenti all'interno di San Paolo alla consacrazione, cioè al non avere rapporti tra uomo e donna, sono veramente molteplici. Eppure, partendo da lì, c'è la frase più bella che Sant'Agostino ci dice, perché nel capitolo 12 della lettera ai Corinzi San Paolo fa un inno alla carità, all'amore, e Sant'Agostino, riprendendola, dice un concetto che rende tutto più difficile, perché dice: ama e fai ciò che vuoi. E allora lì poi andare a dire che cosa sono veramente le cose che possiamo fare e quelle che non possiamo fare diventa difficile. Assolutamente, un punto di vista tuo perfetto, praticamente un'indagine perfetta. Ora mi dovrai sostituire allora al programma. Vai, no? Anche perché hai scelto una sigla bellissima per l'inizio che io non avrei mai potuto scegliere meglio, praticamente. La amo anche perché in sezione aurea coloro che hanno cantato questa canzone sono degli amici proprio di Onda Web Radio, e quale migliore occasione che la canzone si chiama Imagine. Come diciamo quella del mio programma, e io sono un grande appassionato di John Lennon. Occhiali praticamente dappertutto che ricordano John Lennon, e anche le tue spalle vedo che c'è qualcuno. Sì, quadri, in questa casa è solo John Lennon. Vabbè, ma torniamo a noi. Io ho citato più di una volta la parola
tabù. Però che cos'è il tabù nella realtà dei fatti, secondo te, Antonio? E perché la religione ne fa uso e abuso verso i fedeli? Ma guarda, il tabù in realtà, se tu lo prendi come parola semplice, significa qualcosa di intangibile, cioè qualcosa che io non posso toccare, una forte proibizione che, se non viene eseguita, porta delle conseguenze pericolosissime. Esistono molti tabù nelle religioni, anche nella vita di ciascuno di noi. Pensa, per esempio, alle tante diete del senza: il senza glutine, il senza lattosio, il senza zucchero, senza olio di palma. Cioè, praticamente noi siamo costantemente alla ricerca di qualcosa che è il nostro tabù. L'inventore della psicanalisi, cioè Sigmund Freud, ipotizza un nesso fra i comportamenti proibiti e la santificazione di oggetti e simboli. In pratica, il tabù del sesso ha portato a desiderarlo sempre di più. Così come il tabù del tradimento porta a desiderare la donna ad altri per prendere pratica, e anche l'uomo chiaramente, per prendere a riferimento i comandamenti di cui parlavamo prima. Ma chi oggi vorrebbe vedere la propria moglie o il proprio marito congiungersi con qualcun altro nella nostra cultura occidentale? Quindi il tabù in realtà è l'origine o è la causa della proibizione? La religione sceglie di creare dei tabù perché prova a dare un ordine al mondo che sia il più condiviso possibile. E questo però quando nasce, perché poi con l'evoluzione qualcosa cambia, ma lo fa esattamente come fa la legge laica. I risultati spesso non sono dei migliori, ma tu pensa per esempio all'uso della mascherina, al coprifuoco. Cioè anche quelli sono... Esattamente, no? Sono dei tabù che però rendono ancora più pensabile il fatto che noi vogliamo uscire la sera a stare dopo mezzanotte. Ormai ce l'hanno tolto e io ho visto più gente nelle settimane scorse uscire dopo mezzanotte che questa settimana quando era possibile. Questa, diciamo, è una riflessione che dovremmo fare. Che poi ufficialmente saremo da lunedì in zona bianca, se ho ben capito. Sì. Esattamente, no, io sono in Piemonte, quindi chiaramente te ne parlo dalla zona già bianca. Me parlo dalla Campania, qui ormai praticamente ci sono persone che escono anche dopo la mezzanotte, nonostante c'è ancora, diciamo, il tabù del coprifuoco. Ci sono delle cose di cui dover riflettere. Vabbè che ieri, sentendo poi il nostro caro De Luca, sentivo dire che almeno per la mascherina, quella per noi in Campania dovrà restare comunque un tabù anche in zona bianca, e anche se il governo dice dopo il 15 di luglio dovete togliere la mascherina. Ma guarda, ti dico, Fabio, tra l'altro, visti alcuni comportamenti, forse non sbaglia neppure del tutto il governatore, insomma, io poi non è che lo ami particolarmente, però insomma è una cosiddetta macchietta, come si dice a Napoli, diciamo, è un qualcosa che fa... Dice le cose in maniera molto simpatica, sicuramente. Bravissimo, espone le sue cose in modo suo, ecco, anche con eventuali dirette. Però, allora, facciamo una cosa, io proporrei di farci una breve pausa musicale, dopo riprendiamo con un bel discorsetto che avevo intenzione di affrontare, ok? Con molto piacere, vai. Ci sentiamo tra poco, ciao. È una vita che guardo il mondo da uno schermo e non ce la faccio più. I miei sogni contro un muro e la sera sto sempre giù, come se le stelle poi non servono a niente, poche parole, molti drink, cercando di non farmi male, non so che fare, andiamo al mare. Ho preso un treno all'alba che portava altrove, trovando lungo il viaggio poi parole nuove, illuminata dalla luce dei semafori mi perdo la notte, e mentre tutta la città dorme, tranne me, tranne me, e mentre tutto lentamente scorre, mi perdo la notte, sorrido la notte. Sono in movimento, io fermo al centro e la gente intorno, cercando di non farmi male, sperando di non farmi male. Ho preso un treno all'alba che portava altrove, trovando lungo il viaggio poi parole nuove, illuminata dalla luce dei semafori, mi perdo la notte.
mentre tutta la città dorme, tranne me, tranne me. E mentre tutto lentamente scorre, mi perdo la notte. Sorrido la notte. Trovando lungo il viaggio poi parole nuove, illuminata dalla luce dei semafori, mi perdo la notte. E mentre tutta la città dorme, tranne me, tranne me. E mentre tutto lentamente scorre, mi perdo la notte. Sorrido la notte. Ci siamo di nuovo qui in diretta. E allora, ora innesco un'altra bomba. Con una parola inizio. Sexgate. Una parola che subito mi risuona nella mente quando penso a numerosi scandali sessuali oppure di pedofilia nella Chiesa e scoperti nel tempo. Episodi che negli ultimi tempi vengono man mano, per carità, a galla, ma che in realtà sono sempre esistiti, è solo da poco tempo, diciamo, che se ne parla. E una cosa che, di cui vorrei riflettere, poi dopo magari lo approfondiamo, è che ogni prete, prima di essere tale, è prima di tutto un uomo con i suoi istinti, le sue debolezze. Ciò che contrasta con un istinto primordiale di sessualità è un fenomeno che purtroppo è molto diffuso in ambiti religiosi, che in questo caso, e tendo a sottolineare, non ha nulla a che fare con la religione. Di che cosa sto parlando? Della pedofilia. Una parola che solo a nominarla fa venire i brividi, la pelle d'oca, e che poi, se viene praticata addirittura da uomini di chiesa, coloro che dovrebbero rappresentare il bene di Dio, fa venire una rabbia incontrollabile quasi, va? E allo stato attuale negare l'esistenza delle questioni di pedofilia all'interno della Chiesa potrebbe essere non soltanto da criminale, ma anche ridicolo. Anche se non meno importante è inquadrare il fenomeno in una giusta prospettiva. È un dovere nei confronti delle vittime e dei moltissimi sacerdoti, per carità, del tutto estranei a queste vicende, soprattutto perché bisogna fare una distinzione. Parecchi parlano di preti pedofili, ma non esiste il prete pedofilo, esiste il pedofilo, punto, cioè l'autore di crimini sessuali nei confronti dei bambini. In questo caso io voglio fare tipo come si dice a Napoli, va, io a questa persona o ciacche o medico, come si dice. Ed è giusto di essere onesti, dire le cose come stanno, non bisogna fare un fascio. Però come mai la Chiesa ha faticato a reagire e non ha saputo affrontare lo scandalo della pedofilia? Le molte spiegazioni che sono state offerte fino ad ora sono state parziali, nel complesso, se vai a vedere, abbastanza insoddisfacenti. Perché? Antonio, perché la Chiesa è così omertosa al riguardo, secondo te? Ma io ti rispondo in maniera molto breve, in realtà, perché secondo me gli scandali non piacciono a nessuno che è a capo di un'azienda. La Chiesa è a tutti gli effetti una grande azienda, chiaramente, lo è un'azienda nel nome del Signore, è un'azienda religiosa, è un'azienda nel senso di fattoria, è un'azienda nel senso di qualcosa che fa qualcosa per qualcuno. E chiaramente, così come in tutte le aziende, gli scandali non piacciono, la Chiesa non fa eccezione. È chiaro che ci sono delle eccezioni,
nel senso che qualcuno ha provato a parlarne, ma che cosa accade? Accade che ti scontri con dei poteri che sono forti, perché se tu riconosci ad un cardinale un'autonomia territoriale, andare a destituirlo dall'incarico ti comporterebbe chiaramente, tra virgolette, anche la possibilità di uno scisma, perché potrebbero esserci persone che vanno le une contro le altre, e questo chiaramente preoccupa non poco. Allora bisogna riuscire a contemperare gli interessi, ma dove si possono contemperare davvero gli interessi sulla pedofilia? E quello è il vero punto di domanda. Vedi, io credo che Papa Francesco sta provando a muovere qualcosa, stia provando a fare un po' di chiarezza, ma è un percorso molto lungo, molto complesso e molto difficile. E sono d'accordo con quello che scrive Fisbiana Satta, è un'aberrazione umana, uno schifo profondo il fatto che ancora oggi ci siano dei delitti, come tu hai giustamente detto, che siano impuniti da questo punto di vista. In effetti sì. E proprio una notizia che leggevo riguardo, diciamo, Papa Francesco, perché lui ha constatato che ancora oggi vediamo, e leggo le sue parole, quante volte nelle famiglie la prima reazione però è coprire tutto. Una prima reazione che c'è da sempre anche in istituzioni e nella Chiesa. Dobbiamo lottare, dice Papa Francesco, con questa abitudine vecchia di coprire. So che voi siete sempre vigili nel proteggere i bambini, anche nel contesto dei più moderni mezzi di comunicazione. Per Francesco la protezione dei bambini contro lo sfruttamento sessuale è un dovere di tutti gli stati, che devono individuare, diciamo, questi, sia i trafficanti che gli abusatori. Una notizia che lascia intendere un sottile filo di speranza, per carità, in questa lotta alla pedofilia o e almeno nel, diciamo, nel contesto della Chiesa. Però, non lo so, sempre innescando le mie famose bombe, mi sembra che sia confinata in questo momento solo a delle parole. Fatti veri che contrastano, diciamo, questo fenomeno in ambito ecclesiastico, io non ne vedo tantissimi, anche perché, ecco, ne parla tantissimo, ma si scoprono giorno dopo giorno, diciamo, dei contesti di pedofilia all'interno della Chiesa e che spesso e volentieri vengono puniti, ma fino ad un certo punto. E quindi diventa sempre più complicato scovare dei criminali. Ancora oggi si tende a nascondere tutto per non generare degli scandali. Diventa un giallo complicato. E a questo punto ti faccio una domanda, Antonio, ma credi che possa esistere un identikit dell'abusatore tipo del clero? Cioè, quanti sacerdoti sono stati poi riabilitati dopo essere stati scoperti da abusi sessuali nei confronti dei bambini? Allora, anche questa è una bella domanda, in realtà. Mi veniva in mente, mentre parlavi, che c'è stato un caso emblematico di un vescovo americano che è stato tolto dall'incarico. In molti casi si procede a spostarlo, in questo caso invece Papa Francesco ha deciso proprio di sospenderlo dal sacerdozio. Credo che sia un primo passo, per l'appunto, molto importante, ma un primo passo. Io però, come ti dicevo all'inizio, sono un ricercatore di antropologia, quindi, diciamo, mi piacciono le scienze sociali, e forse proprio per questo non riesco a essere un lombrosiano, no? Sai che Lombroso faceva l'identikit sulla base degli aspetti fisici di una persona. Io non ritengo che esistano lineamenti o comportamenti che permettano di categorizzare le persone, perché, vedi, è fin troppo facile dire che un'omosessualità non vissuta, un uomo che ha avuto una figura genitoriale troppo pressante, una violenza subita portino a diventare un pedofilo o uno stupratore qualcuno. Ma anche perché qui ognuno di noi potrebbe trovare nel suo passato delle storie che potrebbero portare a delinquere, però poi c'è la scelta, c'è quello che la Chiesa stessa definisce il libero arbitrio, la libertà. Quindi io non credo che noi possiamo affidarci semplicemente a un identikit. Credo invece che la caccia alle streghe non debba sfociare nelle generalizzazioni. Io penso che un altro Malleus Maleficarum, quello che fecero i sacerdoti una volta per individuare le streghe, non ce lo meritiamo, mentre è opportuno individuare i casi dei singoli. Ma la tua domanda, ne aggiungo un'altra. Quanti sacerdoti sono stati riabilitati dopo aver avuto rapporti e storie con donne anche sposate, quando siano loro stessi a dire, per esempio, che è intangibile il vincolo del matrimonio? Allora, è più grave quando queste cose
come la pedofilia, i tradimenti capitano se si appartiene a una divisa che sia essa religiosa o militare? Secondo me sì. E allora però ha fatto una legge che aggravi le sanzioni per i reati commessi da quelle persone alle quali si va per chiedere aiuto, conforto, rifugio, supporto. Cioè non possiamo pensare di trattare allo stesso modo chi indossa una divisa e chi non la indossa, perché nel momento in cui tu indossi una divisa sei un mio punto di riferimento e quindi in quel caso tu devi avere un'autorevolezza in più, ma anche una responsabilità in più nei miei confronti, e nel caso sbagli vieni punito doppiamente, e questo purtroppo molto spesso non capita. Purtroppo sì. Poi ecco, vorrei approfittare tra un po' di una nuova pausa musicale, perché vorrei lanciare ecco un altro tema, sempre a proposito di chiesa, di sessualità, ma soprattutto del rapporto dell'uomo religioso nei confronti della sessualità. Diamoci quest'ultima pausa e poi ricominciamo, ok? Va bene, va benissimo. A tra poco. Se chiede a un bimbo che cos'è che la notte lo fa piangere, ti direbbe è stato un drago che l'ha preso e portato lontano, ma ad un tratto ha ricordato che se al buio si fosse perduto tu lo avresti aspettato ancora un altro poco. Sotto un cielo in acqua.
Eccoci di nuovo qui e vorrei iniziare subito con due commenti che sono arrivati dal nostro ascoltatore. Stefano Grimaldi che dice: assolutamente Antonio, hai ragione, c'è bisogno dell'aggravante perché dobbiamo dell'aggravante. proteggerci dai Cila in terra e nei cieli. E poi, sempre Stefano ci dice che già da oggi risulta più complicato proteggere un bambino dagli orrori del mondo, visto che gli arrivano informazioni ovunque a causa degli smartphone. Questo è un altro punto. Purtroppo sanno usare un iPhone e non inserire il quadrato nella fessura quadrata. Se poi gli Verissimo. errori li compie chi dovrebbe difenderli dal mondo, allora siamo allo schifo più totale. Nessun perdono per certa gente. Tuo Ovviamente, pensiero. Fabio, vale anche per gli insegnanti, secondo me. Cioè, non è, abbiamo parlato di preti e di carabinieri o poliziotti, ma in realtà io la vedo allo stesso modo per chi insegna, perché in realtà molto spesso si sente di violenze praticate ai bambini da maestre o da maestri che non hanno, diciamo, rispetto della figura che ricoprono. E quindi anche in quel caso, secondo me, c'è bisogno di un aggravante, non solo perché il delitto viene compiuto, il reato viene compiuto verso il bambino. Uso la parola delitto come piaceva Beccaria, perché in realtà per me resta un delitto. Non è, il delitto non è solo l'omicidio, ma anche chi ti segna in maniera così forte. E devo dire, la canzone che hai scelto per accompagnarci, che avete scelto per accompagnarci in questa pausa, è stata proprio indicativa, perché iniziava proprio sul bambino che piange perché vede il drago. E molto spesso i bambini sorridono davanti ai draghi. Noi dobbiamo dargli questa possibilità, quella di continuare a sorridere davanti ai draghi e non pensare che ci sia il drago cattivo che invece la notte lo fa svegliare perché ha subito qualcosa di molto traumatico. Quindi, cioè, dobbiamo imparare a difendersi sicuramente dai draghi cattivi, ma dobbiamo sperare che dobbiamo lavorare affinché non ci siano i draghi cattivi. Assolutamente. Io a questo punto vorrei tornare, diciamo, ad uno dei punti che poi accennavo anche prima, perché il prete, prima di essere tale, con i limiti imposti dalla legge ecclesiastica, è un uomo. È un uomo e quindi ha i suoi istinti, e per chi è cattolico occorre ricordare che gli istinti sono stati creati da Dio, quindi sono insiti nell'uomo, è un volere di Dio. E quindi credo che sia logico che abbia degli impulsi. E qui mi pongo la mia solita domanda da 1 milione di dollari. Perché non può avere una propria vita sessuale? Io sono andato un po' a scovarmi notizie riguardo alla religione cattolica. Nella religione stessa cattolica oggi è previsto l'obbligo di celibato per i sacerdoti, ma non è stato in realtà sempre così. Il Nuovo Testamento non esige il celibato dei ministri sacri, ma lo impone come una libera obbedienza, lo propone più che lo impone, a una speciale vocazione. Gesù stesso non ha posto questa imposizione nella scelta dei 12 apostoli, e anche gli stessi 12 apostoli non hanno chiesto per coloro che venivano preposti alle prime comunità cristiane. L'origine del celibato, quindi, se andiamo a vedere, non sono i testi sacri, ma le decisioni successive dell'istituzione chiesa, non della religione, e in particolare dal IV secolo, se andiamo a vedere. Quindi da lì, che cosa è successo? Ricordiamo già dal Medioevo, i ministri di Dio, i sacerdoti si sono mortificati, fustigati, repressi. E queste non sono delle parole vuote, ma dei fatti veri, iniziati proprio durante il periodo del Medioevo. Tutto questo hanno portato degli uomini che hanno quindi degli istinti a cedere pian piano e hanno compreso che l'astinenza sessuale, che la Chiesa pretende in realtà, non è nient'altro, diciamo, che un modo per poter, diciamo, creare, diciamo, un vuoto, un silenzio e coprire determinate cose. E una notizia, diciamo, recente che avevo letto nelle zone di Perugia, se non erro, un sacerdote per potersi sposare, perché poi alla fine si è accorto di amare profondamente una parrocchiana, amava questa donna, ha dovuto abbandonare quelli che sono gli abiti
ecclesiastici per poter amare e quindi successivamente anche procreare, dare vita a ciò che Dio stesso ha detto di fare a tutti noi. Antonio, io sarò forse profano, quasi da scomunica, ma questa è un'altra cosa ancora che metto in mezzo. Io, per esempio, non mi confesso da parecchio tempo, per carità, io non mi ritengo cattolico, parlo forse da, diciamo, da ateo in questo senso, ma uno dei motivi fondamentali per cui io non mi confesso, diciamo, è quella che in realtà non ritengo opportuno poter dire fatti miei, quindi cose mie intime, ad un uomo che in realtà dall'altro lato non può darmi nessun consiglio, perché non ha esperienza, non per cattiveria, non ha esperienza, non è un marito. Se io ho avuto dei problemi familiari, dei problemi con mia moglie, di cosa ne parlo ad un uomo che non ha esperienza e che quindi non mi può dare un consiglio? La tua opinione qual è in merito? Guarda, hai messo dentro diverse cose in realtà, nel senso che se tu pensi per esempio alla Chiesa anglicana, dove c'è la possibilità del matrimonio, ma anche alla stessa Chiesa cattolica che sta valutando in alcune zone la possibilità di consentire la rinuncia al voto di celibato per i sacerdoti, effettivamente qualcosa si sta muovendo e qualcosa si è mosso nel tempo. Perché è così importante questo tema? Perché in realtà è un tema che, come dici tu, viene stabilito successivamente, non si ritrova nei testi sacri, cioè i sacerdoti ebrei erano figure sposate, chiaramente ancora oggi sono figure sposate. Però i testi sacri che cosa sono in realtà? I testi sacri sono certamente non dei testi scritti da Dio, sono dei testi scritti da uomini, quindi se noi riconosciamo che quei testi sono sacri, allora anche il cattolico riconoscerà che anche quel messaggio dato dalla Chiesa sull'imposizione del celibato, e qui fortemente voluto da San Paolo, ricordiamolo, è sacro, chiaramente. Cioè San Paolo che dà questa forte spinta verso il celibato nei suoi atti, nelle sue lettere. Però questa cosa della confessione, poi, io non la condivido totalmente, perché io anche io non mi confesso da tempo, probabilmente anche io vivo il cattolicesimo da eretico, però purtuttavia non mi pongo il problema del chi ci sia dall'altro lato, cioè delle esperienze che abbia, perché mi interessa più che altro capire se sia preparato sulle risposte che può darmi, cioè sulla preparazione che possa avere sull'ausilio spirituale in quel caso. È lo stesso parallelismo che ti faccio sulla psicologia, sulla psicanalisi. Io non ho mai chiesto, meglio lo so oggi, ma non l'ho chiesto in passato alla mia psicologa se lei fosse sposata, avesse dei figli, o avesse mai tradito il marito, o avesse avuto esperienze, diciamo, familiari felici aiutarmi magari nel mio percorso, cioè non mi sono mai preoccupato di questo. Mi sono preoccupato invece che avesse una competenza tale per poter affiancarmi non in una mia relazione personale con qualcun altro, ma nella mia relazione personale con me stesso, e sul me stesso è lì che forse gioca anche il ruolo del sacerdote. Io su questo, ecco, già te ne avevo parlato, non concordo tantissimo. E questa è la cosa bella, ecco, della vita, è che ci sono anche opinioni diverse, diciamo, tra persone, perché ad uno psicologo io parlerei tranquillamente, ho degli amici, come ti dicevo già qualche giorno fa, dei psicologi, che sono dei psicologi, e con cui io parlo, ora sposati o meno, con figli o meno, ma ci parlo tranquillamente, e che li vedo comunque persone comuni, persone normali con cui poter parlare, non diciamo costrette, tra virgolette, a non avere una vita e quindi non possono, diciamo, darmi dei consigli. Ed ecco una cosa un po', forse fuori anche schema, diciamo, che mi ero posto, diciamo, all'inizio puntata. Io ricordo ancora la bellezza di 3 anni e qualcosa fa, poco prima di sposarmi, io ero contrario al matrimonio in chiesa, mia moglie invece sì, e sono stato, tra virgolette, costretto a fare il cosiddetto corso prematrimoniale. Bellissimo! Cioè, sinceramente, era da ridere. E quindi c'erano anche altre persone che, come me, a determinati temi, ridevano quelle serate. Naturalmente, dopo lavoro, vai al corso prematrimoniale e ti ritrovi un prete che solo successivamente si è fatto aiutare da un medico, ma in prime battute ti
diceva che cosa era il sesso, come bisognava, diciamo, credere nel sesso e come la Chiesa credeva di dover, diciamo, fare sesso quando non si desiderava concepire. Ora, dico io, lasciamo stare che poi ci sono tante cose che capitano, ma non condanno perché sono uomini, però un prete che consiglio mi può dare su come, quando e in quale modalità fare sesso con mia moglie? Punto interrogativo enorme. In quel momento, per non concepire, cosa bisogna fare? Il preservativo non è giusto poterlo utilizzare, allora bisogna fare utilizzare delle tecniche che poi dal lato scientifico sono completamente errate, se ne va a vedere, cioè quelle di dover avere rapporti sessuali completi, perché la Chiesa li vuole completi, nel momento in cui la donna non è fertile ed è scientificamente provato l'esatto contrario. Quindi io, metti caso, non voglio una gravidanza in quel momento, non ho abbastanza risorse economiche per poter far vivere la mia famiglia, però in quel momento voglio fare sesso con mia moglie, che faccio? Cioè, ci sono delle cose un po' a controsenso in questo frangente. Tu che cosa ne pensi? Ma penso che in realtà anche qui il problema è che quando si crea una legge o comunque quando si crea una routine diventa difficile andare a trovare tutti i casi. Io conosco casi anche di sacerdoti, anche di vescovi che in alcune zone dell'Africa o del Sud America hanno consigliato l'utilizzo di metodi contraccettivi praticamente. Quindi da questo punto di vista è normale che, diciamo, poi va a essere, contemperato all'interno di vari interessi. Però ti dico anche che io non so dove studino questi preti per trovare tutte queste informazioni su come vivere la propria sessualità. Cioè, perché io se vado a leggere quali sono i testi ufficiali della Chiesa, cioè trovo il catechismo della Chiesa Cattolica fatto dalla CEI, ma non si parla più di tanto di sessualità, e le varie formule catechistiche, cioè, perché poi ne sono studiate, io vengo da un'esperienza da chierichetto a 18 anni, poi purtroppo, voglio dire, a un certo punto della vita ho fatto altri percorsi, altre scelte, e quindi ormai anch'io sono fuoriuscito da quel mondo, però vi dico, me ne sono studiati nel tempo e non è che ci siano tutte queste informazioni legate alla sessualità o alla spiritualità. Forse il momento in cui ho capito che la Chiesa non avesse grande competenza di quello che stava parlando quando si parlava di sesso, mi è capitato tra le mani un libricino dove si parlava dei rapporti omosessuali e leggevo che alla fine nei rapporti omosessuali c'era la volontà di un uomo di cercare un altro uomo e invece poi si finiva per stare solo con un omosessuale. E quindi io ho capito che la Chiesa non sapeva di cosa stesse parlando, chiaramente, perché nel momento in cui leggi una cosa del genere probabilmente il dubbio te lo poni. E un mio amico prete ripeteva sempre una frase di un teologo che non ricordo chi sia, e diceva: se la Chiesa si occupasse più dei cuori che delle mutande, avremmo veramente una nuova Pentecoste, cioè saremmo uomini e donne più felici e sapienti. Vedi, io cosa faccio a Dio? Cioè, se Dio ci osserva sotto le lenzuola, io non lo so, ma so che gli dei da sempre sono stati associati a sessualità e riproduzione. Pensa a Zeus. Zeus era un libertino di quelli che amava tutti, insomma, quindi diciamo, le ha provate tutte. E non mi stupisce quindi che anche il Dio cattolico lo faccia. Pensa che la nascita di Gesù Cristo avviene con un concepimento da parte di Maria, la Vergine, con un angelo che va a farle visita. E quindi ricorda molto l'unione di Zeus con le fanciulle. E non a caso lo stiamo facendo anche noi, cioè parlare e associare Dio alla sessualità lo facciamo sempre, lo stiamo facendo anche noi, perché quando parliamo di religiosità spesso il discorso, spesso e volentieri, cade sulla sessualità. Parlare di religiosità attira l'attenzione solo in questo caso. E allora la domanda è un'altra: quanto ancora per noi, al di là di quello che pensa la Chiesa, il sesso è ancora un tabù al punto da guidare quasi tutti i nostri sguardi e i nostri pensieri? E qui la faccio io a te. Domanda abbastanza particolare, però io ora me ne pongo un'altra ancora. Faccio domande su domanda. Cioè, rispondo con una domanda: chi ci dice in realtà, secondo quello che ci vuole far credere la religione cattolica, per esempio,
visto che ha benedetto, diciamo, quello che è il matrimonio, la Madonna non sia una donna sposata come tutte quante le altre, e che lo stesso Gesù non abbia dei fratelli? Tutti ci vogliono far credere, per esempio, che i fratelli, coloro che Gesù chiamava fratelli, è perché per un simbolo di fratellanza tra esseri umani. Ma in realtà la Madonna, prima di essere la Madonna, quindi una prescelta di Dio, è una donna. E perché? E parlo sempre da profano, sarò la scomunica che non me ne voglia Papa Francesco, ma perché non ha potuto avere, secondo la Chiesa, una propria vita sessuale con San Giuseppe, che poi, povero Dio, è il caso di dire, in questo frangente è servito esclusivamente come padre, tra virgolette, adottivo, punto, Padre putativo, così viene padre definito. putativo, cioè non ha alcun ruolo se non quello di educare, tra virgolette, Gesù. Tutto Ma qui. Fabio, in realtà, vedi, io penso che se uno crede in qualcosa non cambia in realtà se la Madonna sia stata sposata o non sposata o se il figlio sia nato fuori o dentro il matrimonio. Se uno crede nella figura di Gesù Cristo come grande salvatore, oltre che profeta, io credo che da chi sia nato ci interessi poco, però questo vale per me e per te oggi. Probabilmente non valeva 2600 anni fa e 2000 anni fa. E quindi quando gli evangelisti scrivono quei testi, lo fanno entrando all'interno di determinate comunità. Luca scrive ai pagani e infatti deve parlare di una visitazione di un angelo, cosa che non troviamo per esempio in Matteo che scrive ai pubblicani, cioè già a degli ebrei, e in Marco che scrive a un ceto sociale un po' più interessante, quello un po' più aulico. Giovanni, che scriverà agli aristocratici, non parlerà proprio di come è nato Gesù. Dice: in principio era il verbo era presso Dio, il verbo era Dio. E allora ha ragione Stefano quando scrive: sembra quasi che in base alle società che si vogliono instaurare si decide che facciano gli dèi. Ha molto ragione, perché in realtà è il modo in cui noi portiamo la buona notizia, il modo in cui noi portiamo la notizia che assume valore. Non è la notizia in sé, ma guarda che questo capita anche con i telegiornali. Se tu guardi il TG1 o guardi il TG4, la notizia ti viene raccontata in due modi totalmente Maniera diversi. diversa. E questo vale per tutti coloro che fanno comunicazione. A me piace pensare, per esempio, ora dal punto di vista religioso, a perché io in realtà non credo nell'istituzione Chiesa, non nella religione cattolica in sé per sé. Mi piace pensare Gesù come un fratello, diciamo, un qualcuno che è molto vicino a me. E guardo sempre e volentieri un film, ne propongono tantissimi, soprattutto nel periodo di Natale, ma soprattutto di Pasqua, quello che dico, Jesus. Anche a me piace moltissimo, è il mio film preferito sulla vita di Gesù Jeremy Cristo. Sisto, il protagonista, bellissimo quel film, e mi fa piacere pensare, diciamo, a quel tema religioso, che è stato il grande regista, soprattutto colui che l'ha creato e colui che ha fatto, diciamo, tutte le scene, Gesù in quel tempo e trasmesso contemporaneamente al tempo di oggi. Quindi Sì. colui che può vedere oggi, che ci segue passo dopo passo e che ci dà consigli anche per gli stessi bambini, per le stesse donne. C'è vicino, lo vedo, è il personaggio di Gesù visto in tanti film, più vicino a noi. Così, vabbè, questi poi saranno altri temi, approfondiremo anche Assolutamente. durante la prossima stagione, ecco, perché si tende spesso e volentieri, questo ne ho parlato con Gabriele Casillo, che è rappresentante, diciamo, delle botteghe di San Gregorio Armeno qui a Napoli, dove si fanno i pastori, e contestavo io il fatto, per esempio, che il Gesù bambino viene sempre proposto biondo con gli occhiali sul naso. Sì. Mentre Gesù bambino, come Gesù grande, in realtà è una persona che appartiene ad una determinata razza, quindi non è biondo, non è chiaro, la Madonnina non è tutta bionda, occhi azzurri anche lei. Cioè, ci sono delle cose che la società ha voluto trasmettere. Colgo l'occasione per citare quest'ultimo commento di Stefano, che diceva: avevo un prof di geografia, grande uomo. Per lui dovevamo vedere vari TG e riportare le notizie e vedere come cambiassero.
una cosa che mi è servita tanto in età adolescenziale, ecco, questo proprio per riproporre. Credo sia fondamentale fare questa operazione per capire che la televisione non è il Vangelo, è il Vangelo, è chiaramente. Bravissimo. E poi sempre lui che mi viene a dire: grande Stefano, io sono stato fortunato, lei è evangelica, io cristiano, sposati a maschio a giovino, quindi mal comune mezzo gaudio. Si però sceglie anche una bella fortuna, anche una bella fortuna sposarsi al maschio Androino, diciamo. Ah, assolutamente, anzi. l'avessi fatto io, comunque. E io proprio vorrei concludere a questo punto con quella domanda che dicevo all'inizio e che tu stesso hai citato poco fa. È una domanda blasfema e che ho posto proprio all'inizio puntata. Cioè, considerando che le indicazioni di fede su comportamenti e orientamenti sessuali dei fedeli sono da sempre dettagliate, spesso banalizzate in lunghe liste di permessi e divieti, quello che bisogna fare e quello che non bisogna fare, e ignorando le molte sfumature interpretative, come se Dio e i suoi ministri volessero decidere su cosa si deve e cosa non si deve fare, su cosa deve avvenire e cosa meno. Allora, e concludo con questa domanda retorica e sempre da $1 milione a mo' di bomba, ma dobbiamo davvero pensare che Dio ci osserva sotto le lenzuola? E qui pongo, diciamo, questo quesito a te Antonio, ai nostri ascoltatori, spero che commentino in tanti senza avere paura. È un argomento di cui mi fa piacere parlare, anche perché, diciamo, il motto della mia trasmissione è una voce contro il silenzio. Mi fa piacere poter parlare anche di ciò che in realtà è tabù. Allora, se fossi pagano, cioè se fossi uno di quelli che crede in Zeus, ti direi assolutamente sì, perché come ti dicevo prima, secondo me Zeus è uno di quelli che ho osservato e ha praticato molto sotto le lenzuola. Per il Dio cattolico, francamente, ho dei seri dubbi che si interessi a quello, perché di problemi in giro ne vede veramente tanti e quindi probabilmente ha di che occuparsi, insomma, della sua storicità. E io apprezzo invece molto, sai, quello che sono gli insegnamenti ebrei, perché gli ebrei ci hanno insegnato due cose, che la prima e che loro hanno accettato spesso quello che erano le imposizioni che arrivavano dai capi, dai sacerdoti, senza criticarle, però facendo poi la seconda cosa, e cioè lavorando dall'interno per cambiarle. Allora, se tu credi in qualcosa, più che accusare, ci lavori dall'interno. Io non posso definirmi un credente tout court, quindi diciamo che effettivamente questa cosa probabilmente non riesco a farla, perché non definendomi un credente non riesco a lavorare dall'interno. Però se Dio è venuto per i peccatori, è così davvero giusto che effettivamente la Chiesa si rivolga soltanto ai santi e che per esempio distribuisca l'Eucaristia solo a chi è nella più totale santità di spirito? Questi sono temi che effettivamente ci fanno molto riflettere. Allora, lavorare dall'interno, insomma, per noi, per chi ci crede un po' di più, dovrebbe essere qualcosa che si può fare. Io confido molto in Francesco. Assolutamente sì. E concludo con l'ultimo commento, sempre di Stefano: da cristiano, se Dio mi guarda o meno nel letto, me ne furto tutto proprio. Tanto proprio, tutto proprio. Il sesso è bello se spontaneo. Grande Stefano, in questo sono pienamente d'accordo. E proprio con questo commento vorrei ringraziare te Antonio per essere stato con Grazie noi. A te. Ti inviterò prossimamente anche nella nuova stagione per nuove puntate di Imagine. Avrò l'onore se tu proporrai a me un tema. Quindi, ecco. Ringrazio tutti coloro che sono stati con noi, ci hanno seguito oggi e vi auguro a tutti un buon weekend. Ciao a tutti. Grazie a tutti, buon weekend da Imagine, da Fabio e da Antonio. Ciao. Ciao.